Allora, buongiorno, bentrovati, Luca Tremolade. siamo in compagnia con Pietro Marini, buongiorno, bentrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Luca, grazie per, per avermi invitato. Capo dell'innovazione di Delta 3, siete su Tingtoli Talk e oggi andiamo un po' a declinare insomma, la, il grande impatto dell'intelligenza artificiale generativa e non, qui in questo caso secondo me è più non generativa che quella generativa, vediamo. Eh, sul mondo dello streaming, sul mondo degli eventi, sul mondo di chi racconta gli eventi sportivi. E abbiamo scelto eh, Pietro Marini e abbiamo scelto un'azienda eh, italiana Delta 3. Allora, innanzitutto, chi è Delta 3? Uh, allora, Delta 3 è un'azienda, come, come hai detto, un'azienda italiana, è un'azienda che nasce nell'86 a Torino. Um, e nasce eh, in ambiti di, soprattutto di cronometraggio, quindi raccolta del dato tempo ed esposizione di questo tempo su, uh, su, su, sulle televisioni, quindi le grafiche. Uh, inizialmente abbiamo iniziato a lavorare in motorsport e, e sci, soprattutto, quindi uh, se, mh, entrambi i entrambi casi abbastanza, abbastanza, abbastanza diretti. Di che anni parliamo? No. Parliamo di, degli anni 80, anni 80, inizio 90. Ah, per cui insomma siamo pre in, quasi pre-internet, cioè quasi pre-internet prima. Ecco. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ehm, poi negli anni 90 si apre il mondo del calcio, quindi una raccolta dati eh, più, diciamo un po' più strutturata rispetto al, 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 puro, al puro tempo, entrando, iniziando a ragionare in ottica di... Tiri, gol, cartellini, falli, eccetera, eccetera. Quindi avendo uh, dei, dei mh, numero maggiore di dati da dover raccogliere. E ehm, abbiamo accompagnato poi i nostri clienti nel tempo uh, verso la distribuzione di questi dati raccolti sulla ma sul maggior numero di piattaforme possibili. Quindi inizialmente si trattava sempre di eh, televisioni, broadcast. Uh, si è passato poi a internet, uh, quindi l'esposizione del risultato in diretta online. Questo siamo verso la seconda metà degli anni, degli anni 90, eh, fino ad arrivare poi ad oggi, eh, o comunque da, dai 2010 in poi, in cui c'è stato il grande avvento degli streaming, quindi l'accoppiamento di video, video e dati per raggiungere quelli. è stata il la, la tempesta perfetta. Che clienti avete Perfetto. per farci un'idea? Noi lavoriamo uh, principalmente con uh, um, federazioni sportive, mm. uh, club. Uh, sportivi, mh, tanto calcio, ma, no, ma non solo, non necessariamente, um, organizzatori di eventi in, in generale, quindi non, non, non pure federazioni e um, broadcaster, broadcaster telco, chiunque Perfetto. potenzialmente voglia una, una piattaforma sì. di streaming, che sia sport o che sia intrattenimento generico. Quindi sei il fornitore, il provider tecnologico, diciamo, che sì. sta dietro a molti degli sport che le persone vedono in televisione. Allora adesso vedremo, anzi ci racconterà innanzitutto cosa, cosa pensa Pietro, cosa pensi di questa rivoluzione dell'intelligenza artificiale, ci racconterai anche come la state utilizzando, avremo anche qualche esempio, ma prima la sigla. Allora, la prima domanda è eh, che cosa sta succedendo e se, se stiamo assistendo a un cambiamento o nel vostro mondo le AI Gen, quindi chatbot, quindi OpenAI, chatGPT in questo momento hanno un utilizzo ancora tutto sommato ridotto perché voi eh, l'intelligenza artificiale per voi è previsione, è automatizzazione di funzioni e eh, altre cose. Ma allora... Eh... Come credo tutti i settori del mondo ad oggi, ovviamente siamo fortemente impattati dall'intelligenza artificiale in generale e da quella generativa in particolare. Um, noi, appunto, come ho detto, siamo nati nell'86, quindi uh, abbiamo già detto, praticamente prima di internet, uh, abbiamo cercato di, di essere sulla, sulla cresta di, di tutti i trend tecnologici che abbiamo visto negli ultimi anni. Um, in questo caso, quando parliamo di AI generativa, vediamo valore. Che è quasi una novità, tra virgolette. Io penso a quello che è stato il mega hype del 2020-2021 con eh, NFT, ehm, eh, metaverse, eccetera, eccetera, dove il valore per i nostri clienti è sempre stato abbastanza eh, ridotto, per quanto ci fosse un interesse, un interesse gigantesco. Ecco qua con le generative in particolare vediamo invece un ritorno, un ritorno immediato. Non parliamo necessariamente di feature di prodotto o di nuovi prodotti, parliamo anche eh, di, di come facciamo quello che, che, che già stiamo facendo, quindi di una ricerca di automazione ed efficienza eh, nei, nei processi, che è molto molto importante ed è diciamo, anche il valore un po' più semplice da raccogliere perché tendenzialmente dipende principalmente da, da noi stessi e dall'uso dall che ne facciamo. Ecco, voi um, utilizzate software vostri, eh, cioè nel senso la, la, o usate dei framework eh, open source o di, di, di aziende multinazionali? Ma en entrambi tendenzialmente, noi siamo fornitori di, di software per i nostri clienti, poi in alcuni casi dove andiamo a derogare dei servizi specifici utilizziamo software di terze parti con cui abbiamo degli accordi commerciali eh, o noi o direttamente i no, nostri clienti. Um, buona parte del nostro stack tecnologico uh, nasce comunque da uh, una, una, base, una base open source quindi siamo diciamo a 370 gradi da questo punto di vista tu sei un ingegnere? Eh? È che sono un è ingegnere che è ma non non l'abbiamo ancora detto però sì. insomma tu sei il capo del, del, dell'innovazione di Delta 3 dell'innovation sì, del, lab bene del di di dietro no? però non l'abbiamo detto Ehm, io sono un ingegnere, ma non sono un ingegnere tecnico, nel senso che ho studiato ingegneria gestionale e mi sono specializzato in gestione dell'innovazione. Quindi okay. ho un background un po' più eh, diciamo, di business che, che tecnico, poi, per forza di cose, ho, ho dovuto circondarmi di persone fatti. In... Com'è che siete organizzati? Cioè, è che funziona allora, Delta 3? L'azienda in, in generale conta circa un migliaio di persone in giro per il mondo. Un pelo sotto, siamo sui 950 direi ad oggi. Uh, il mio team è estremamente piccolo, siamo nove persone, um, quindi rispetto al resto dell'azienda uh, pochi. Io sono un, credo tanto nel concetto di tu pizza team, quindi penso che chi faccia, chi faccia innovazione, chi faccia ricerca non possa avere per definizione un team troppo, troppo grande, perché sennò troppo, diventa troppo semplice certo. perdere la focus. Quindi secondo me a livello di dimensioni siamo, siamo molto vicini a quello che è il tetto. Uh, Massimo, um, noi siamo una funzione di supporto, quindi interagiamo molto poco col cliente finale. Uh, ci sono dei touch point da un punto di vista più che altro commerciale, ma uh, il, nostro, il nostro cliente è un cliente interno. Noi esistiamo per supportare le, le, nostre, le nostre business unit e per poter portare sul mercato. Um, o interamente all'azienda, qualcosa che, che sia innovativo. Appunto, noi ci occupiamo di ricerca e sì, sviluppo. vuoi fare qualche anni. esempio. Ci vuoi fare qualche anzi, ehm, esempi, poi li vediamo magari dopo, però, insomma, di, di esempi di tecnologie su cui state lavorando, come sì. Innovation Lab. Sì. È, sì. sì, no, esatto. Noi siamo, siamo innovation RD, ovviamente, l'ultimo anno, l'ultimo anno passato è stato cannibalizzato dall'intelligenza artificiale, anche gli anche anni precedenti, voi. diciamo che il focus è stato principalmente intelligenza artificiale. Abbiamo anche lavorato su realtà mista. Vedremo, vedremo più tardi un esempio: realtà mista realtà immersiva, eh, che comunque usa intelligenza artificiale come, come, come base. Quindi, eh, comunque l'intelligenza artificiale c'è sempre. E, mh, qualche esplorazione in ambito blockchain, ma cose diciamo, un po', po' più ridotto, un po' più, un po più interne, interne al lab. Quindi diciamo che principalmente ci occupiamo di, 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 di intelligenza artificiale. Allora, se sei d'accordo, cominciamo a vedere un po' di cose che fate. Noi adesso facciamo vedere un video e puoi tranquillamente commentarlo. Allora, sì, vediamo sì, un po'. Sì, sì, assolutamente. Allora, cosa stiamo vedendo qui? Come, come dicevo, noi abbiamo. abbiamo la, la raccolta del dato per noi è sempre stata, è sempre stata centrale da, 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 quando, da quando esistiamo. La raccolta del dato è fatta ad oggi, ma per, per la grande maggioranza dei casi, in maniera, in maniera manuale. Um, in questo caso siamo andati a costruire un modello che prevede la probabilità di avere un, uh, un tiro nel, nel video. Quindi okay. uh, ad oggi uh, il processo è mando una persona allo stadio, la persona allo stadio guarda la partita, ha il nostro software su cui inserisce il dato manualmente. In questo caso andiamo ad avere un supporto all'operatore che va già a dare uno score probabilistico di, della probabilità che ci sia un tiro nei frame successivi parliamo appunto di predizione in questa casa in questo caso in questa demo sulla sinistra in particolare vediamo i quattro modelli che poi in realtà sono sono diciamo 3 più 3 più 1 2 più 1 eh, combinati infatti, in modo diverso che cosa sta vgg eh, vgg è, è uno dei tre modelli ehm, okay. onestamente sul, sul eh, significato del no? poi 3D VGG, 3D 3DCN, 3 3DCN, che è una, una regolare nazionale, esatto, qui Quindi Quindi abbiamo il modello VGG vostre, Cioè, che sono sì, le, sì, le reti che sono, sono modelli che abbiamo cercato di mettere insieme per capire quale performasse meglio. Quindi, il modello VGG, poi abbiamo la combinazione VGG e 3D poi abbiamo 3D okay. da sola, e poi l'ultimo un modello molto stupido, tra virgolette, che va a riconoscere la porta. Quindi, e quindi insomma, se ce la porta il... tendenzialmente esatto. quindi il colore verde che abbiamo visto prima è... era legato al fatto insomma, che insomma, si capiva sì. che l'avrebbe buttata dentro ecco. esattamente eh, o che ci... qua parliamo di tiri non tanto di gol ancora quindi. io mi ricordo il software perché mi avevano invitato a vederlo che era stato utilizzato da sky per il basket non so se mm -hmm. Ed, era, ed erano anche lì 24 telecamere. No? Poi sì. il basket è chiaramente più facile perché insomma il campo è sì, più piccolo: stadio, stadio che è, uso. È più esatto, che ritraeva e il loro metodo era quello di rilevare in tempo reale. Ma erano particolarmente precisi: per cui rilevano quando Bellinelli in quel dato punto tirava canestro e faceva canestro, davano direttamente la percentuale. E il servizio da quello che mi spiegavano non solo andava ai broadcaster come Sky, ma andava anche alle squadre che li utilizzavano sì. per dare al, vale, all'avversario. Sì. Guarda, che la, tra due giorni sì, sì. devi marcare Bellinelli e Bellinelli da quella mattonella precisa fa Canesto. Cioè, siamo da queste parti, qui insomma, e questo gli assolutamente sì. Quello, il, il sistema che hai menzionato tu è, nasce in quello che noi chiamiamo tracking. Quindi. Um, non solo la raccolta dell'evento tiro, passaggio, eccetera, eccetera, ma la raccolta del dato relativo alla posizione dei giocatori. Posizione dei giocatori, ovviamente, mi dice la velocità, uh, le coordinate XYZ, il tragitto che percorrono all'interno del campo, eccetera, eccetera. Uh, come hai detto tu: 24 telecamere sono sistemi decisamente pesanti da un punto di vista, da un punto di vista hardware. Um, nel basket, in particolare, al di fuori degli Stati Uniti, ma anche negli Stati Uniti c'è un, un discorso di. Stadio multiuso dove non necessariamente posso tenere 24 telecamere installate fisse sempre, giocando ogni tre giorni doverle montare e dismontare diventa abbastanza pesante e certo. quindi appunto per quanto ci riguarda ci siamo focalizzati sul concetto più broadcast, quindi c'è qualcosa che già c'è, un feed video con più inquadrature. E voi lavorate prettamente sui video, cioè l'evento cioè, cioè che già è in qualche quello, l'idea è quella. Sì. L'idea è quella, poi non siamo, non siamo arrivati ancora al punto di lavorare, di lavorare esclusivamente sul video, ma la, la nostra visione diciamo, è molto video based, dove da un lato cerchiamo di minimizzare l'impatto sul, sullo stadio, sul venue eh, e di essere anche efficienti dal punto di vista eh. dei costi. Detto onestamente, ad oggi a livello di costo puro, parlando in maniera puramente economica, ci conviene ancora tutta la vita. Uh, operare certo. manualmente. Certo. Quello che noi stiamo cercando di fare è di creare degli strumenti che siano il più leggero possibile per supportare l'operatore, perché se, quando, nel momento in cui un sistema che riconosce quando c'è un tiro e lo fa con una, con una accuracy che per me è soddisfacente, sufficiente, uh, quell'operatore lì può concentrarsi su del, una profondità di dati maggiore. Ad esempio, il concetto di analisi di sentiment, quindi io ho un'esultanza o una, 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 una protesta, posso avere un infortunio, quindi il giocatore che prova dolore, non è qualcosa che necessariamente in passato raccoglievamo. Perché? Okay. Perché l'operatore 1 è, deve seguire la partita, non può, non, non può, non può concentrarsi su tutto. Smarcando un po' di tempo del questo operatore può eh, concentrarsi su qualcosa di un po, più, un po' più profondo, che poi ci permette fondamentalmente... Di, di perseguire quello che è il nostro obiettivo finale, ovvero lo storytelling, quindi aggiungere profondità anche nel racconto che andiamo a condividere con, con l'utente finale. Ecco, quello che stiamo vedendo adesso, che cos'è? Allora, questo qua è sempre in ambito di analisi video, diciamo, uh, in basso a destra si vede la partita reale, uh, sì, queste sì. sono riprese dei sistemi di Goal Line Technology che abbiamo. Da questi sistemi noi abbiamo una serie di telecamere che ovviamente sono eh, sincronizzate, che inquadrano ognuno uno spicchio, uno, skip, uno spicchio di campo con determinato overlap. Andiamo ad applicare dei modelli per estrarre dall'immagine video quelli che sono gli scheletri del giocatore. Okay. Gli scheletri del giocatore quindi mi danno la possibilità di capire dove è il giocatore è nello spazio, ma anche come è posizionato nello spazio, non soltanto coordinate x, y, z del centro di gravità. Del, del giocatore ma anche la posizione della mano, la posizione del braccio, la gamba eccetera eccetera. Due applicazioni principali, una la vediamo già oggi eh, mm. in Serie A, ad esempio c'è il semi-automatico side, vediamo eh, quando la chiamata automatica del fuorigioco con certo. eh, la ricreazione 3D di quello che che, 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 che ha poi guidato il, la sala l'arbitro nella, nella chiamata di un fuorigioco meno viene fatto con questa tecnologia qua ovviamente Qua ancora, siamo ancora in un ambito abbastanza rudimentale con un numero di punti sul corpo uh, limitato, mi sembra che in questo caso fossero 14, se metto mezzo sai funziona con quasi 30 punti perché andiamo a prendere le singole, le singole mani, le singole, le, le singole dita dei, dei giocatori. Um, appunto, già, già, già esiste in, in, varie, in varie federazioni con diversi, diversi fornitori. Um, quindi c'è una parte off è molto importante. Okay, L'altra è su, sull'arbitraggio, di... sull diciamo, per, persona, per, per capire esatto. insomma tutto o no. E poi? L'altra è pure pur intrattenimento, quindi il concetto di uh, esperienza immersiva. Quindi io avendo, lo vediamo nel, poi nel, nel secondo video, um, avendo le informazioni sullo scheletro del giocatore, posso andare a replicare in un ambiente virtuale la partita avendo dei mappet, in questo caso dei fantocci che si muovono esattamente come i giocatori in campo qua abbiamo dei fantocci passare da un fantoccio a un avatar fotorealistico come, come in questo caso è, è, abbastanza, è, è sicuramente, sicuramente fattibile a questo punto il vincolo diventa il potere computazionale del dispositivo che usi okay. uh, adesso siamo tutti curiosi di capire con uh, Apple Vision Pro se sarà sufficiente uh, sicuramente un uh, quest collegato con... Uh, a una, ma una macchina via cavo può permettere di avere un'esperienza molto, molto fotorealistica ma, cosa, allora, cosa vuol dire aspetta. idealmente o, o, da, o, da, o da dispositivo da telefono ma con il visore posso entrare nell'azione, posso decidere dal punto di vista che voglio, che voglio ecco, vedere No, noi, noi non siamo per per, per, allora tu stai parlando con un giocatore di video di game sono, io sono un gamer sì. per cui insomma eh, gioco a FIFA ecco però noi in questo momento stiamo muovendo la telecamera all'interno del campo di gioco, no? sì. esattamente come si potrebbe fare nel caso di un, sì. Eh, sì. Di un videogioco dove il punto di vista, almeno cioè chiunque abbia giocato a FIFA, ma anche ai giochi del, della Konami, no? e al calcio sì. della Konami, insomma, tu hai il controllo totale del campo, puoi cambiare i punti di vista, no? e questo si riesce a fare. Cosa un sacco di soldi perché poi insomma dietro a Konami e dietro a IA sono dei colo delle multinazionali del videogioco. Quello sì. che ci stai facendo vedere tu è, eh, io sto guardando, riesco a vedere la, una volta che la partita si è svolta, riesco a vederla da tutti i punti che voglio o ho delle, delle visuali predefinite? Allora, la visione è di avere tutti i punti che voglio, quindi il concetto di free view, viewpoint, quindi io ho una telecamera okay. virtuale che si muove nelle, nelle tre dimensioni e decido io come muoverla. Poi, tendenzialmente, quello che mi aspetto, che un utente poi voglia vedere, è cosa vede il portiere quando parte il tiro, cosa vede esatto. l'arbitro quando fischia esatto. il fallo. quindi posso avere una lista di, di persone in campo, clicco e ho la visuale o tipo ehm, FPS, quindi dagli occhi, veri, proprio dagli occhi, oppure da un pelo dietro in modo da vedere anche il giocatore oggetto ecco, del... questa che sì, voi, voi utilizzate, questa è una simulazione, no? Ma è immaginabile, questo è un po' il, il sogno, tra l'altro stanno arrivando un po' di domande, ehm, per cui ti, ti faccio prima una, già una domanda io, cioè è immaginabile riuscire ad ammontare una telecamera senza necessariamente dover filmare tutto, no? Cioè dover insomma mm -hmm. lavorare in post editing, ecco diciamo, post sì. cioè una, una partita fatta, cioè di poter vedere una partita dal punto di vista magari con un microfono, io credo che l'NFL questa cosa la faccia sì. già, sì. Eh, su un giocatore di calcio, cioè io sì, sì, sono sì, sì. A, a bordo di un campione. Allora diciamo che per quanto riguarda l'audio, eh, in tanti sport vediamo già il concetto di mic up, cioè quindi col microfono, cioè in, in, in NBA. Lo fanno, lo fanno spesso, in NFL l'arbitro è, è sempre live, quello che dice l'arbitro può essere sentito da tutti, addirittura ah, l'arbitro no, parla allo stadio. Sì, sì, l'arbitro quando fa le chiamate, l'arbitro parla allo stadio, quindi è, è sugli sì, altoparlanti sì. Degli, sì. degli stadi. Um, e, um, nel golf ne fanno un sacco di eventi, più, sono più esibizioni che eventi ufficiali in cui i giocatori magari giocano filmi che sono con la celebrità. E allora si sì, mettono il microfono per fare in modo di sentire un po' i discorsi, eccetera, eccetera, e Ci marcia sopra, è divertentissimo. un'esperienza, da un punto di vista, di, 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 di spetta da spettatore veramente, veramente interessante. Okay. Um, per quanto riguarda il video, lo esiste, si può fare. C'è tra l'altro una startup eh, che si chiama Mindfly, che fornisce, almeno quella che conosco, ce ne sono sicuramente altre. Loro mettono, forniscono proprio delle microcamere che si installano sul, uh, sullo sterno dei giocatori, hanno la maglietta con il buchetto per, le, um, per fare... che però per è pericolosissima, immagino, una cosa del genere. Allora, sì. diciamo che il vincolo principale è più da un punto di vista di diritti televisivi, Beh, perché certo. comunque è uno stream video che uh, non, è, non, non esisteva fino all'altro ieri, non è ancora regolamentato. È stata usata tra l'altro in amichevoli, cioè su YouTube si trova... Mi sembra fosse Milan contro Colonia, una amichevole di non di quest'anno, dell'anno scorso, in cui avevano montato su alcuni giocatori la telecamera e si vede ad esempio un gol di Giroud, dal punto di vista di, dello sterno di Giroud, e devo dire anche quella è un'esperienza molto molto interessante. Ricordo un po' la pubblicità Nike, quella, uh, okay. non mi ricordo qual, qual era il titolo, sì, era titular sì, sì. game in cui c'è il giocatore che va da Avenger, che che gioca. Sì, con sì, no, no, fighi, non ricordo. Quindi... Non ricordo. Esatto, l'esperienza è molto simile, ma c'è cioè, appunto, si, si, trova, si trova su YouTube. Um, c'è un discorso di sicurezza, adesso non so quanto si siano posti il problema fino ad oggi, visto che non siamo ancora particolarmente vicini a... all'implementazione, tenendo conto che soprattutto nel calcio il concetto di avere dei device, dell'hardware fisico sui giocatori non è ancora non è del tutto visto. sdoganato, Basti okay. pensare che mentre, ad esempio, nel, nel football americano il tracciamento dei giocatori, la posizione dei giocatori è presa tramite chip ed è... Il livello più alto di prigione possibile immaginabile nel calcio non, ehm, ecco, non esiste lo... ancora. Allora iniziamo subito. Allora, tanto tu non le vedi, le, le vediamo solo noi perché abbiamo una moderazione molto stringente. Eh, le, mi chiedono qual è lo sport più, cioè più, più tecnologico, cioè più raccontato attraverso i dati oggi? Uh, sicuramente uno sport americano, 100% per una questione di natura dello sport. Quindi tanti, tante, tante pause, tante, tante pause che sono televisivamente molto importanti perché permettono di mandare tante pubblicità, ma eh, permettono anche di fare delle analisi più puntuali. Penso al baseball. Il baseball, direi che a livello, okay. livello analitico, Moneyball insegna sia eh, lo sport più, più avanzato. Abbiamo visto, però, anche in altri sport dei, dei, delle, dei, dei casi d'uso molto interessanti, eh, soprattutto con sponsorizzazioni da, da parte di big tech. Abbiamo nel basket, sicuramente la parte analitica è, è, è assolutamente centrale. Nel football americano lo è diventata negli ultimi anni. Si parla sempre di sport molto, soprattutto il football americano, molto basati sul concetto di schema: dove c'è uno schema che è in qualche modo è un qualcosa di fino a un certo punto replicabile e banalizzando, prevedibile per quanto poi ovviamente non sia. Non sia così, uh, l'analisi del dato diventa, diventa sempre più, più importante, ma anche nel calcio, devo dire, anche in Europa abbiamo visto delle, delle iniziative molto interessanti, in Bundesliga uh, da un po' di anni a questa parte uh, ci sono i match facts, e Bundesliga match facts, quindi le, le statistiche avanzate, alcune le abbiamo viste già da noi, ad esempio il concetto di expected goals, in Bundesliga lo, fanno, lo, lo, fanno, lo, lo facciamo da un po' più di tempo. Con, con una profondità un po', un po più alta e anche, anche in Serie A stessa si è, si è visto comunque un, 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 un affacciarsi al mondo analitico. Secondo me il caso più interessante che ho visto è nel mondo della Formula 1, dove basandosi sulla pura predizione eh, riescono a dare delle informazioni, ad esempio il degrado delle gomme. Io, non, 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 io pensavo fosse un sensore, onestamente, invece non c'è nessun tipo di sensore che dia. È un calcolo, uh, è un algoritmo. Esatto. E mi, ha, mi, ha, mi, ha, mi ha stupito, onestamente. Pensavo che fosse tutto sensoristica, visto che comunque quelle macchine sono, sono dei sensori che viaggiano fondamentalmente e invece tutto basato su su predizioni, simulazioni, eccetera, eccetera, è molto molto interessante. Eh, ecco, mi chiedono c'è uno spettatore che chiede che cosa è prevedibile anche in riferimento che dal calcio scommesso, insomma, che cosa voi siete in grado di prevedere eh, guardando un filmato di una partita in questo momento? Che cosa che cosa riuscite ad adesso aggiungo io un bit, cioè con gli strumenti di analisi predittiva e guardando diciamo, un'analisi un di una partita che, già, eh, che già è già stata eh, effettuata, che è già avvenuta. Eh, voi siete in grado di prevedere che cosa? Allora, diciamo, partiamo da, 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 da un aspetto, non si parla solo di video, ovviamente la, il punto di partenza è il dato, il dato a 360 gradi, dove eh, il dato può essere l'evento, appunto la posizione, posizione dei giocatori, eccetera, eccetera. Noi abbiamo, deriviamo degli indicatori, faccio un esempio nel calcio, abbiamo il concetto di dominance index, quindi quanto una squadra sta effettivamente dominando, dove il dominio non è il possesso palla. Un possesso palla sterile nella propria metà campo ha un indice di dominio molto molto basso rispetto a quattro passaggi in verticale che ti portano poi davanti oh. al quartiere. La correlazione tra questo indicatore e dominance index L'andamento dell'indicatore in partite passate, magari con squadre che giocano con lo stesso modulo o con lo stesso profilo di, di squadra, quindi una squadra un po' più attendista, una squadra più, più, un po' più contropiede, eccetera, eccetera, ci può dare un'indicazione. Ed tra l'altro il, il legame è evidente ed è chiaro con il betting: un'indicazione di qual è la probabilità che un, un, una squadra segni nei prossimi tot minuti. Okay. È un qualcosa che effettivamente oggi si può, si può fare, si può ottenere e che ovviamente, appunto, essendo così fortemente legata anche al, al mondo del betting è di, di estremo interesse. Uh, la domanda a questo punto è dove poi viene esposta questa quest informazione, perché ovviamente ci sono dei portali dedicati poi che, che, che non, in cui noi non siamo, non siamo coinvolti e non ne gestiamo. Um, la domanda è quanto la federazione sia felice di esporsi certo, con una certo. previsione, perché comunque deve rispondere anche di quelli che sono, che sono i club, i giocatori, eccetera, eccetera. Non, non, okay, non è così yeah. scontato. L'altra domanda è a livello di allenatori, quanti allenatori, allora innanzitutto non credo che tu sappia quanti allenatori, te lo dico, però insomma mi chiedono insomma quanti team utilizzano oggi la tecnologia per allenare, per, per allenare la, la propria squadra, sì. cioè, che uso interno si fa di queste tecnologie? Allora tutte le squadre di Serie A hanno un dipartimento di data, data analysis interno. Uh, di Serie A, ma di qualsiasi tipo di, 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 di federazione. Eh, adesso non, non vorrei dire cavolate, mi sembra che il Liverpool abbia un team di una trentina di persone, solo per, per la parte di analisi. Io Quindi ho intervistato tu... il, 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 capo, il capo, insomma, uno dei, dei data scientist del Milan Lab, ecco che hanno un po' raccontato quello che stanno facendo. Quindi tutti quanti, tutti quanti usano in maniera estensiva e massiva questi, questi, l'analisi per migliorare le performance. Ovviamente, le squadre eh, più ricche hanno più, hanno più disponibilità, hanno più possibilità di avere un'analisi eh, più ampia. Le federazioni negli ultimi anni si stanno muovendo per democraticizzare questo processo, quindi per mettere loro stesse a disposizione dei team ehm, almeno una base comune di, di informazioni. Uh, ad esempio, uh, in, in panchina c'è l'analyst con un tablet che dà delle informazioni in real time, non sono tanto informazioni storiche, ma sono informazioni uh, sul, puntuali sul momento, quindi non è una, tanto un'analisi storica quanto un'analisi eh, di tempo. infatti, che è hai, su, su questo c'era proprio una domanda: cioè mi avevano chiesto sì. che cosa vedono nelle panchine, nei, nei tablet, e così, ehm, ecco, ma cosa vedono quindi, loro? Li vedono in tempo reale come si muovono i giocatori. Come si muovono i giocatori, ma hanno poi degli indicatori che vengono, che vengono derivati dalla posizione e dal movimento dei giocatori. Ad esempio, ehm, tra l'altro, è una cosa che di nuovo la, la, la società che lo fa a me piace, piace tantissimo personalmente. Ehm, loro hanno degli. Sul tablet hanno un sistema di alerting molto intelligente che loro calcolano. Mettiamo, tiro numeri a caso, loro calcolano 300 400 indicatori. In ogni istante, hanno 300 400 indicatori. Ovviamente un analista in 90 minuti, anzi neanche in 90 minuti, nell'immediato di 300 o 400 indicatori se ne fa molto poco, perché sono troppi. Hanno quindi un motore che va a dire in un dato momento, visto come stanno andando questi indicatori, quale è più rilevante. Quindi ti può dire, guarda okay. che il tuo terzino sinistro negli ultimi tre minuti ha iniziato un po' a faticare. Okay. Non vanno poi a dire cambialo, ma diciamo che poi è l'allenatore che a quel punto prende quell'informazione, ne fa tesoro e prenderà poi delle decisioni a seconda di quello che, che reputa più, più corretto. Um, è uno strumento molto molto potente. Noi avevamo visto che uh, l'avevamo fatto, se non ricordo male, nei primi mondiali del, del, del 2018, c'era una statistica interessante dove si vedeva che le due squadre uh, che sono arrivate in finale erano le due squadre che ovviamente uh, pro partita consultavano più spesso questo tablet. Una delle due era la, cro la, la, la Croazia, una era la Francia, che si poteva anche prevedere a marzo che sarebbe arrivata in fondo certo. l'altra era la un po' meno evidente rispetto a, a, ad altre squadre che erano che, erano, che hanno partecipato. Ah, C'è un, un data scientist mi chiede eh, quali sono gli indicatori che vengono monitorati nel calcio. Eh, un, un po' ci hai già risposto. Cioè no, del, sì, del... Sono sono veramente, sono veramente tantissimi. Uh, dipende anche poi dell'uso che se ne fa se c'è l'uso l'uso professionale onestamente non lo so nel senso che non è non è il mio mestiere c'è sicuramente che lo sa meglio allora, di me ti riformulo io la, la, la domanda cioè quali sono le caratteristiche del giocatore che sono tradotte in dati e che quindi possono essere Ma... utili a livello di giocatore letteralmente mh, tutte, nel senso nel momento in cui so quanto sta correndo, dov'è un giocatore e, e come com 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 si comporta, quanti tocchi prima di un passaggio, quanti tocchi per arrivare a un tiro di una squadra, eccetera, eccetera, eh, è tutto monitorabile. A livello di squadra si parla di aggregazione fondamentalmente di, di giocatori, e valutazione anche dello stile, dello stile di gioco. A me interessa molto, noi guardiamo tanto a quello che è l'aspetto più media, quindi il dato che viene condiviso per poi appunto il famoso storytelling che, che citavo prima. Adesso diciamo che nel gergo comune di qualsiasi tipo di analista, expected goals da un paio d'anni a questa parte e fa parte del, 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 della narrazione, quindi non solo quanti gol ho segnato, ma eh, se guardi sulle applicazioni hai l'expected goals a fine, a fine primo tempo e l'expected goals a fine partita. Quello sicuramente è, 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 un, è un indicatore interessante. C'è cioè il concetto, il, il, il contrario, che è l'expected save, che invece è relativo al solo portiere. Ovvero quanti gol avrebbe dovuto subire e quanti realmente ha subito. Quindi sono tutti indicatori di, di, di performance expected assists, quindi quando un giocatore dovrebbe passare piuttosto che, che no, il concetto che dicevo prima dominance index, piuttosto che come un difensore copre le varie zone del campo eh, e così via. Diciamo che poi la difficoltà sta nel rappresentare in maniera significativa verso l'utente finale, verso lo spettatore eh, e trovare poi realmente quale indicatore è rilevante in un dato momento, perché il rischio è quello poi di, di, di affogare lo spettatore, l'utente nei, nei dati, che non è sicuramente quello che, che si vuole fare. L'aspetto positivo è che è evidente che lo spettatore medio sia più sensibile al dato, alla comunicazione del dato e sia più affamato proprio. Del allora, ultime due domande, le seleziono io, anzi una la, la seleziono e una la faccio io. La, quella che seleziono è che cos'è che in questo momento dal punto di vista dello spettacolo no, televisivo eh, possiamo aspettarci che cambierà? Ecco, cosa, qual è? Insomma, eh, noi in questo momento siamo, prova a interpretare anche qui la domanda, siamo abituati a vedere il calcio con un po' di statistiche che vengono fuori. sono... Le partite sono raccontate dai il telecronista più la spalla tecnica, poi c'è il VAR, c'è la simulazione, però insomma, di, non ci sono nel calcio italiano tantissimi dati che scorrono sullo certo. schermo. Certo. Eh, secondo voi, che cosa potrebbe cambiare e che cosa potenzialmente, eh, aggiungo io, potrebbe, potremmo, potrebbe cambiare? Ecco, nel, nello spettacolo del calcio, ecco, nel storytelling del calcio. È una domanda. È una, allora, sicuramente. Eh, c'è un focus sempre più forte sul pre e il post, eh, pre-partita, pre post-partita, analisi, eccetera, eccetera. Questo c'è sempre stato, ci sarà sempre di più. Nel calcio stiamo parlando di un caso abbastanza particolare perché non lo, la disponibilità di tempo e di spazio che si ha per mostrare dati, insight o quello che vogliamo, è limitato. Eh, anzi, il rischio è quello di andare, appunto, ad affogare nel dato o nel, nell'interattività delle cose, quindi perdere il focus rispetto a quello che in realtà è il è il nucleo di, di tutto, ovvero la partita. Quindi secondo me, io, io mi aspetto che si torni verso un qualcosa che, di cui si parla da tantissimi anni, che tanti anni fa era stato spinto senza grande successo, è il concetto di second screen. Fondamentalmente, io, immedesimandomi in una federazione, sono cosciente del fatto che i miei spettatori non guardano per 90 minuti la partita incollati allo schermo, neanche allo stadio guardano per 90 minuti la partita incollati con gli occhi sul campo. Hanno sempre un dispositivo tra le mani, qualunque esso sia. Sì, um, no. Secondo me, l'abilità da, da trovare è quella di andare a proporre su questo secondo schermo qualcosa che sia coerente e contestuale a quello che sta succedendo sul campo, in modo da tenere perlomeno la, la, il, la concentrazione del, dello spettatore su, quel, su quella partita, su quell'evento. Um, appunto, il sequel screen se ne parla sempre. Noi, noi da, da anni facciamo il concetto di play by play per avere eh, qualche dato aggiuntivo da poter consultare durante la partita a, a, diciamo che in passato funzionava bene quando c'erano più partite in contemporanea volevo tenermi aggiornato un po' su tutte quindi guardavo la partita della mia squadra del cuore mm. e sul telefono tenevo d'occhio le altre con i dati possiamo andare abbiamo una piattaforma per poter andare veramente a contestualizzare e a dare delle informazioni realmente, realmente interessanti banalmente a me succede molto spesso di cercare su Google o chiedere ad Alexa dei dati su storici su un determinato giocatore qual è l'ultima volta che Uh, l'Inter ha segnato 5 gol in campionato per dire e ci sono degli insight molto 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 interessanti che si possono proporre anche in maniera proattiva con dei sistemi di alerting poco invasivi sul, uh, sul, uh, sul dispositivo l'obiettivo è che la persona magari lo spettatore non stia su TikTok a guardare, a, a guardare a, o, o, o su Instagram a guardare reel ma che guardi l'applicazione la, della squadra o della federazione in modo che sia, che sia più concentrato su quello ovviamente su altri sport invece abbiamo un po' più di tempo, ho fatto prima l'esempio di Formula 1, in un'ora e 45 di dirette di Formula 1 ho tutte le possibilità possibili e immaginabili per proporre dei, dei, dei dati che siano un po' più un po predittivi, un po' più interessanti, un po' più che diano, diano un po' più di spunti di conversazione perché alla fine parliamo alla fine di quello, si parla di Mettere a disposizione degli spettatori e degli utenti finali degli spunti di conversazione per poi andare al bar e parlare con gli amici, o per poi avere la trasmissione eh, dopo, dopo la partita, eh certo, quello poi è, è il bello dello sport, cioè nel senso che poi ne, ne Ultimissima domanda: se ci state studiando delle applicazioni sulla realtà virtuale, quindi sì. dei, sulla visione con il caschetto, sì. immagino. Sì, 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 ma allora sì, eh, abbiamo visto uh, in parte quello che abbiamo visto prima è legato anche al concetto di, di realtà virtuale, caschetto, visori. Uh, anche qua abbiamo due dimensioni: la dimensione intrattenimento, quindi per l'utente finale, uh, che richiede sicuramente che gli utenti, gli utenti inizino ad avere, ognuno abbia il suo visore. Io a casa ce l'ho il visore, ma devo sì, Però chiaramente uso, siamo in po'. Lo uso decisamente poco. È più una console di gioco più che, più che un sì. qualcosa di, di simile al computer o al. Il dispositivo credo che cambierà nei, nei prossimi anni, quindi diventerà sempre ah. più una, una utility, tra virgolette. Uh, e poi c'è il discorso professionistico. Um, possiamo immaginare, ad esempio, uh, già viene usato da alcune squadre in, in, in allenamento. Uh, sto pensando, ad esempio, al posizionamento di un, di un giocatore. La possibilità di vedere il proprio posizionamento in relazione a quello che è un posizionamento ottimale o ah, uh, vari scenari di, sto, di, di partite passate, robe del genere. Stesso discorso per gli arbitri, il posizionamento degli arbitri o anche... Andando sempre più verso la precisione nella raccolta degli esoscheletri che abbiamo visto prima e del poi rendering, uh, anche per il VAR. Il VAR potrebbe diventare tendenzialmente um, um, qualcosa per cui l'arbitro entra in uno spazio virtuale invece che vederlo via schermo. Magari Ma perché adesso... abbiamo visto un sacco di casi in cui il tocco di mano non si capisce neanche. No, ma, ah, ma infatti ti, de ti devo dire, Pietro, che sono arrivate dieci domande sul VAR che non ti ho fatto perché non sì, sei, sì. credo, eh, un, un arbitro responsabile. No, no, del VAR, assolutamente no. Ti, ti, ti mando questo feedback: c'è molto scontento sul VAR, c'è ecco. eh. <ride> molta infelicità sul per VAR. Quanto, per quanto possa valere, che è un parere assolutamente personale, eh, credo che la tecnologia alla fine arrivi fino a un certo punto si parla poi di come viene, viene applicata di come, certo. viene, di come viene utilizzata quindi secondo me adesso appunto a parere totalmente personale serve un po' più un po' più di, 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 di linee guida di, 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 di limiti entro i quali usarlo sul come sul come usarlo posto che credo che tutti quanti riconosciamo il valore del, della, e. della e. tecnologia detto tra noi a parte gli sport dove si misurano delle performance per cui insomma la corsa piuttosto che insomma, gli sport di squadra sono sporcati dagli arbitragi è sempre stato così e sempre sarà sì, ecco c'è certo. cioè un, un elemento umano che anche potendo rivedere un'immagine da 40 telecamere non, non sposta allora noi ringraziamo Pietro Marino di Delta 3 per essere stato con noi eh, grazie. grazie ti ho risparmiato le domande sul VAR che insomma ma puoi solo immaginarti quando cambierà qualcosa ti rinvitiamo e magari quando molto, ci, ci racconti qualcosa volentieri. di nuovo che sta accadendo nel mondo dello sport molto volentieri grazie mi ha fatto molto piacere un saluto e sigla